Ciao a tutti e benvenuti alla sezione tutorial del sito swiftux.it. In questo veloce tutorial vedremo come creare una collection di elementi grafici e applicarla magari in un progetto per effettuare delle operazioni. La più comune, per esempio, è un'operazione di voto, quindi magari dobbiamo dare la possibilità all'utente di creare, o meglio, di dare un voto da 1 a 5, da 1 a 10, da 1 a 20, a seconda delle vostre esigenze, e quindi vedremo come creare velocemente il sistema. Ho creato un progetto nella nostra parte grafica. In questo caso utilizziamo dei bottoni, ma possiamo utilizzare anche immagini, label, ma con i bottoni è molto più facile perché possiamo anche impostare delle immagini di sfondo, quindi sostituire magari il testo con un'immagine. In questo caso potremmo fare dei bottoni dove l'utente può dare un voto da 1 a 5. Quindi questo lo facciamo diventare, quindi ho inserito 5 bottoni, cambiamo il label del bottone, 4 e 5, a questo punto li selezioniamo tutti, impostiamo un numero più grande, possiamo farlo di 20. Impostiamo un sfondo grigio chiaro e un testo di colore bianco. Dopodiché possiamo per comodità impostare una grandezza, quindi possiamo dargli un 50-50, e facciamo quadrati, e per sistemarli all'interno della nostra grafica l'inseriamo in una stack view dove mettiamo ad esempio uno spazio tra di loro da 5, distribuzione fill uguale, quindi vedete abbiamo creato la nostra fila di bottoni. Impostiamo la stack al centro della nostra view controller ed eccola qui. Quindi noi avremo questa serie di bottoni che l'utente potrà cliccare e dare un voto, per esempio, a una foto, a una recensione, vedete? Noi sappiamo, come abbiamo visto nei vari tutorial e nelle lezioni di base di iOS, che dobbiamo collegare tutti gli elementi grafici al nostro file Swift corrispondente al view controller. Quindi quando noi trascinavamo, vedete, all'interno del file, noi utilizzavamo sempre l'outlet. L'outlet si riferisce al singolo elemento, ma in questo caso, siccome gli elementi effettuano la stessa operazione, quindi sarebbe inutile creare un outlet per ogni elemento e poi gestire a secondo di quale bottone clicca e gestire poi il risultato che dobbiamo salvare nel nostro eventuale database. O meglio, si può fare, ma scriveremo più codice e magari potremo anche sbagliare nel gestire tutte le varie variabili. In questo caso, noi invece di usare l'outlet, vedete, cliccando qui, essendo un bottone, ci dà anche la possibilità di fare l'action, ma possiamo creare anche un outlet collection. L'outlet collection, vedete, adesso lo chiamiamo quadrato, come vedremo quando lo salva, non è altro che non il singolo elemento, ma un array di quell'elemento. Quindi questo quadrato è un array che contiene bottoni. A questo punto noi assegniamo a questo array anche i quattro bottoni rimanenti, quindi dal più andiamo al 2, al 3, possiamo anche trasportarlo qui, vedete, segnarlo direttamente qui,
4 e al 5. Quindi tutti adesso i nostri 5 bottoni fanno parte di questa collection formata da un array di UI button. A questo punto noi, nel nostro esempio, possiamo gestire tutti i bottoni. Ovviamente, essendo un array, dobbiamo considerarlo come se fosse un array. Quindi noi possiamo fare for, ciclo for, la variabile x in quadrato, quadrato perché è un array, ricordiamocelo sempre, un array. Quindi lui visualizzerà, o meglio, leggerà tutti gli elementi presenti in questo array e la x, che è la nostra variabile di appoggio del for, quindi diventa il singolo quadrato quando legge, quindi legge il primo quadrato, il secondo quadrato e quindi ha tutte le proprietà di un bottone. Quindi la nostra x, per dare degli elementi grafici, possiamo interagire sull'alfa, quindi è la visibilità del bottone stesso, e gli diamo una visibilità di 0,5, perché ricordiamoci che è da 0 a 1. Se noi andiamo qui, vedete, potete gestirlo anche da qui. Lo abbiamo fatto da codice, ovviamente. Poi a questo al nostro bottone diamo anche un background, anche se l'abbiamo impostato graficamente. UI color light gray in. Quindi lui leggerà tutti i bottoni presenti nell'array e gli assegnerà l'alfa 5 e come background light gray. Se noi rilanciamo, vedete, ecco qui che abbiamo una visibilità del bottone a 0,5 e come sfondo light gray. A questo punto, molto semplicemente, creiamo una action del bottone, quindi andiamo qui, in questo caso diciamo che è una action, il sender è un bottone e lo chiameremo action quadrato. Ricordo che possiamo definire delle immagini di sotto di fondo oppure cambiare la forma del nostro elemento a seconda poi di come sarà la grafica della nostra applicazione. Quindi abbiamo assegnato un action al primo bottone. Cosa importante da fare? Che cos'è? Noi abbiamo una collection di bottoni, ma possiamo distinguerli l'uno dall'altro impostando un tag. Infatti, se noi andiamo, questo sarà importante, se noi andiamo sul singolo bottone, vedete, scorriamo, possiamo assegnargli un numero chiamato tag, che è un identificativo che diamo al bottone stesso. Quindi, per esempio, nel primo bottone daremo il tag 1, nel secondo bottone daremo il tag 2, al terzo daremo il tag 3, al 4 ovviamente 4 e al 5 5. Ora l'esempio è fatto con 5 bottoni, ma pensate se sono 10, 20, 30. Quindi in questo modo è molto più facile poi gestirli. Quindi ogni bottone della nostra array di button ha un proprio tag, un identificativo univoco dei 5 bottoni. Controllo se l'abbiamo fatti bene. A questo punto noi abbiamo creato un'unica action a cui, come abbiamo fatto per la parte grafica, assegniamo a tutti i bottoni. Bottone 3, bottone 4, e bottone 5. Quindi tutti e 5 bottoni fanno capo alla stessa action. Adesso noi recuperiamo, o meglio, creiamo una variabile, possiamo chiamare tag e andiamo a recuperare dal sender. Ricordate, il sender è colui che richiama l'action, quindi in questo caso è un bottone. Quindi recuperiamo dalla variabile sender, quindi dal bottone che lo richiama, il proprio tag. Quindi se clicchiamo il bottone 1, ovviamente il sender sarà il bottone 1 e il suo tag è 1. Se clicchiamo il 5, la funzione, o meglio il metodo, viene richiamato dal bottone 5, recupererà il suo
tag che è 5 e quindi il tag diventerà 5. A questo punto faremo, come abbiamo fatto prima, un ciclo for, e all'interno di questo ciclo for faremo un if se x tag, quindi il tag dell'elemento che sta leggendo, è minore o uguale al tag recuperato, cosa devi fare? All'elemento dai un alfa uguale a 1 e come background UI color gray, quindi un grigio più scuro. Se invece è maggiore, gli dai un 0,5 e un gray light. Quindi, cosa fa lui? Recupera il tag del bottone che richiama e lo assegna alla costante tag. Fa un ciclo nella nostra array e controlla che il tag dell'elemento che in quel momento sta leggendo è minore o uguale al tag che ha richiamato l'action. Se è minore gli dà un alfa 1, se è maggiore gli dà un alfa 0,5 lat gray. In sostanza cosa fa? Lui legge, se è minore, quindi vediamo prima l'esempio, vedete adesso 1, vedete? Se clicco 5, vedete? Abbiamo creato un sistema, in questo caso di voto, con poche righe di codice. Vedete, segno 4, primi 4, perché cosa fa? Lui legge. In questo caso noi premendo 3, la variabile, il bottone che richiama l'action è il 3, recupera il suo tag, quindi questo sender tag, quindi tag diventa 3, quindi comincia a leggere il primo elemento, il tag è minore di 3, sì, perché 1 è minore di 2, 2 è minore di 3, sì, 3 è minore o uguale a 3, quindi io le faccio diventare gray scuro. Quando è maggiore lo rilascio vuoto. Ovviamente questo tag che noi abbiamo recuperato sarà vostra cura salvarlo in un database, in una variabile, per tenere traccia del voto che ha dato l'utente. In questo caso l'utente ha dato 3, lo salverete nel database, magari quando andate a rileggere la scheda della foto, della recensione, lo richiamate, quindi vi assegnate 3 e quindi farete ricomparire il voto 3. Vedete come è stato molto semplice creare un sistema di voto tramite una collection di elementi grafici. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete scrivere qui o sul sito swiftus.it. Se il tutorial vi è piaciuto e vi è stato utile, potete dare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati. Grazie e buona programmazione a tutti.